Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è martedì 17 ottobre e come potete vedere il tempo è nuvoloso. Io spero che piova perché veramente è tanto, tanto che non piove e un po' di acqua servirebbe ai terreni perché pure qui da me è tutto secco. Infatti abbiamo piantato dei broccoletti. Spero che piova. Normalmente, ovviamente, che piova normalmente, non che faccia chissà che cosa, insomma, le tempeste, in modo tale che escano i broccoletti, perché veramente è tutto secco, dappertutto. Io sono stata questa mattina all'MD e al negozio Casa & Co, che è un negozio di detersivi, casalinghi, ha un po' di tutto, diciamo. E tanto che non andavo all'MD, quindi ho preso giusto due cose, sia da una parte che dall'altra. Iniziamo con Casa & Co. Vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, come inizio ho preso questo detersivo per la lavatrice, che sono 45 lavaggi della Soffit. Muschio bianco è la profumazione. Ho trovato questo in offerta come detersivo per la lavatrice e ho preso questo. Io trovo sempre quello, cioè io prendo sempre quello che trovo in offerta, quindi 2,99 € sono 2 litri 250, quindi va benissimo. Poi in combo con quello ho preso l'ammorbidente, sempre stessa profumazione. Questo sono 2 litri 750 e l'ho pagato 2,79 €. Sono 50 lavaggi. Certo, è un po' liquido, vedete? È un po' liquido. Poi tutti questi detersivi partono tutti da qua. Cioè, le bottiglie sono mezze vuote perché, santo cielo, almeno riempitele queste bottiglie. Ce le fate pagare un sacco di soldi, almeno riempitele. Però va bene. Poi ho preso il disgorgante perché appunto ho le tubature un po' intasate e quindi ho trovato questo qua 2,19 € era l'unico che costava meno e ho preso questo, tanto va benissimo, uno vale l'altro, quindi va bene. Poi ho preso, ecco, un prodotto che mi piace tanto e ho trovato in offerta è questo Smack sgrassatore con candeggina che lo uso per i sanitari. A volte anche spesso lo metto sul bucato bianco, ovviamente, quindi camicie, e strofinacci della cucina, tovaglie che da me sono sempre martoriate, una tovaglia al giorno purtroppo, sono sempre martoriate. Queste ne ho presi due perché stavano in offerta, 1,29 €, quindi è un prodotto buono, valido, tanto più che in offerta ne ho presi due. Poi ho preso questo prodotto, sempre un ammorbidente, questo è Sweet Home Ocean Paradise, 1,99 €. Questo mi sembra che l'ho preso qualche altra volta, un'altra profumazione però. Vediamo un po' com'è questo. E questo sono 40 lavaggi. Sì, questo è concentrato, invece di quell'altro che era un po' più liquido. Un prodotto che mi piace tanto e lo trovo molto molto valido è questo detersivo per piatti, Coop, 1,39 €. Questo devo dire la verità, lo trovo molto simile allo svelto, infatti mi ha stupito perché non pensavo mai che fosse così buono. Io lavo parecchi piatti a mano, ho la lavastoviglie che non uso più da 5-6 anni, non la uso più perché purtroppo la corrente qui va troppo, pagavamo troppo di corrente, quindi lavo tutti i piatti a mano e lavare i piatti a mano per 8 persone non è una passeggiata, però va bene. Quindi questo detersivo, questa volta l'ho preso limone zenzero, l'altra volta era quello al limone, però veramente mi ha stupito, molto molto valido, molto buono, veramente molto buono. E per finire ho preso questo diffusore cannella e agrumi, questo piace molto a mia figlia, gli piace la cannella tantissimo, io la odio, però va bene, l'odore diciamo non è proprio molto forte di cannella, si sente anche l'arancia fortunatamente. Questo qui veniva 1,99 €.
e ho speso 17,39 euro totale, quindi diciamo, insomma, non tanto, mi è andata bene, dai, non mi lamento, non mi lamento. Bene, ora passiamo ai prodotti che ho preso all'MD. Allora, come vi dicevo, all'MD ho preso anche qui solo poca roba, due cose. Allora, ho preso l'acqua distillata per stirare, questa è da 5 litri, 1,09 euro. Poi ho preso questo Nesquik, per i ragazzi ogni tanto lo prendo, lo metto nel latte, un cucchiaino nel latte, però non sempre, infatti è una vita che non lo prendo, 2,79 euro, perché se no loro mettono di solito il caffè, l'orzo. Però ogni tanto gli prendo questo che mi piace. Poi ho preso la farina di riso, 1,25 euro. Questa mi piace molto dell'MD. Poi 1,25 euro costa poco in confronto ad altri supermercati, quindi ne ho prese due da mezzo chilo. E poi ho preso anche la farina di ceci, 1,79 euro. Anche questa costa, diciamo, poco, perché io l'altra volta l'ho pagata non mi ricordo quanto, sui 2 euro comunque. Poi ho preso questa maschera per capelli, 2,49 euro, è un chilo all'olio di mandorla, però certo 2,49 euro un chilo, insomma, è proprio un flacone enorme, ecco, andremo avanti chissà quanto. No, più che altro spero che sia buona, insomma, che... Perché mia figlia dice, per questo prezzo, mamma mia, sa proprio di mandorla, parecchio di mandorla, buona. Mia figlia dice, giustamente per questo prezzo, 2,49 euro, cioè un flacone così grande da un chilo. Può darsi che è buona però, può darsi che è buona. Poi ho preso della botanica, botanica, sì, quest'acqua micellare. Allora, questa l'ho presa per le ragazze, perché io non è che mi trucco. E della botanica io ho preso la crema mani e mi sono trovata bene, quindi penso pure questa, perché poi questa qua l'ho pagata 1,99 euro ed è difficile trovarle a questo prezzo. Credo che sia buona però, perché loro usano quella della Garnier, questa è per pelli sensibili. Loro prendono sempre quella della Garnier, li prendo, però costa quasi 4 euro, cioè questo almeno la metà. E poi ho preso questi due deodoranti che venivano 1,69 euro. Questo qui, profumazione Fantasy, e questo Narciso. L'ho preso sempre per le ragazze. Poi dei sacchetti freezer, questi sono 50 sacchetti, misura 30x40. Questi li ho pagati 99 centesimi, sono 50. Poi ho preso queste salviette, che io le tengo sempre in macchina, 1,79 euro, costano come quelle dell'Eurospin e della Lidl, sì, 1,79 euro. Sono 80, costano come gli altri, insomma, queste, quindi va bene. E poi, sempre per le ragazze, ho preso i dischetti struccanti, che venivano 89 centesimi, e sono 120, 120 dischetti. Il prezzo mi è sembrato buono, perché 120, insomma 89 centesimi. Di solito li pago 0,99 e sono a volte, mi sembra che sono 80 o 100, però 120 va bene. E qui ho speso un totale di 20,59 euro. Quindi diciamo che va bene, dai, non mi posso lamentare, insomma, ecco, va bene così. Bene, io vi saluto, vi ringrazio che mi avete tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Tanto penso che questa settimana dovrò fare lo spesone settimanale, perché mi è rimasto poco e niente, insomma, della scorsa spesa che ho fatto la settimana scorsa. Quindi ci rivedremo, penso, per uno svuota lo spesone, insomma, ecco. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e auguro a tutti una buona giornata e anche una buona settimana, visto che oggi è martedì. Ciao a tutti!